Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi avrei voluto provare McCree, ma dato che è già stato preso da un altro bravissimo compagno, useremo Genji. Andremo con Genji. Allora, Genji io lo provai ogni tanto, andiamo con la skin di Overwatch 2. Ah, l'hai cambiato leggermente, va bene. Lo provai ogni tanto in Overwatch 1, ma non riuscii mai ad utilizzarlo davvero bene. Più che altro lo si prendeva quando c'era un Bastion per rompergli le balle. Comunque, andiamo a vedere le sue abilità. Lancia 3 shuriken, una scarica precisa di 3 shuriken. Lancia una sventagliata di 3 shuriken, quindi così oppure così. Ok. Poi, spada del drago, sfodera un'arma letale per il combattimento in mischia. E devia proiettili in arrivo respingendoli nella direzione in cui si è rivolto e blocca gli attacchi in mischia. Poi l'assalto scatta rapidamente in avanti e infligge danni ai nemici in uccisione a zero al tempo di recupero. Ottimo. Scala i muri ed effettua salti mortali. Infatti, così possiamo fare doppi salti, no? Oppa. Possiamo andare un po' dove vogliamo. Cerchiamo di andare a flancare con Genji. Non ha molto senso rimanere nelle retrovie. Insieme a lui, mannaggia lui. No, mi sono incastrato. Ok, non era andato male il primo attacco, Il problema è che Moira poi, giustamente, è uno di quei champion che mi countera, perché io, pur muovendomi molto velocemente, a lei basta tenere premuto il pulsante, mi fa danno, un po' come Winston, praticamente. Andiamo. E il punto l'abbiamo preso noi, vero? Sì, perfetto. Allora, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate di Genji e se avete dei consigli per usarlo al meglio, perché io è una delle prime volte che lo gioco, cioè l'ho giocato ogni tanto in Overwatch 1, ma niente di particolarmente importante, ecco. Vediamo di fare un po' di danno così. Carichiamo. Ho fatto la cazzata. Sono andato proprio contro la dinamite di Ashe. È vero che c'ho anche la E per deviare i proiettili. Ai proiettili, giustamente, non le cose di Moira. Non il raggio mortale di Moira. Comunque dai, a livello di anni non sono malaccio. Mi aspettavo di peggio. Ultimamente i Genji che ho visto anche in squadra con me erano pessimi. Vediamo quant'è il cooldown del maiuscolo. 8 secondi, ok, non è bassissimo, per niente. 8 secondi in un fight sono un'eternità. Buono, brava Moira. No, non mi sottometto un bel niente, me ne vado. E niente, non ce l'ho fatta. Anche perché sono andato nella parte sbagliata. Pensavo di uscire in maniera giusta, invece no. Dai, mi manca poco alla ultimate. Dopo posso iniziare a fare Asaki e Kokoro. No, quello è Hanzo. No, raga, non lo posso colpire, aiuto! Ok, buono. Perché non colpisco mai nessuno? Muori di merda. No, c'era Bob qui dietro. Mannaggia, me l'ero scordato. Mi sono andato contro come un pirla. Però dai, ho ucciso Moira. Dovremmo aver preso il... No, non ho preso loro. Ma dai. Ok, no, l'abbiamo preso noi. Perfetto. È Moira che dà fastidio, Cioè, è lei la rompiballe. Posso scalare tipo questo muro e andare qui sopra? Sì, posso andare ovunque. No, più di così no. Ah, è vero che non funziona contro Moira. Non devo andare contro Moira. Devo mettermi in testa questa cosa. Con Genji, se vedo Moira, devo girarmi dall'altra parte e non guardarla. Come Medusa, no? Che mi trasforma in pietra. Non devo guardarla, Moira. Cioè, per Genji è impossibile uccidere Moira. Specialmente per un Genji come me che non mira bene.
Ok, dai, abbiamo perlomeno conquistato il punto grazie al mio team fantastico, non a me in questo caso. Però dai, Temo il continuiamo con fulmine Genji. Vi ricordo che tra l'altro che io ho cavalca la fatto dei video tempesta. su tutti i tank per ora, su Kiriko e su altri champion dell'anno come Ashi, Sojourn, Soldato e basta, credo per ora. E sto facendo piano piano tutti gli eroi di Overwatch. Vorrei avere un video su ogni eroe di Overwatch con il proprio gameplay, le proprie abilità e magari se quella tipa smettesse di prendere Moira, o quel tipo. Sì, io associo il genere del player al genere dell'eroe che sta usando. Anche su League of Legends, sta cosa. Allora, vediamo un po' di andare, magari. Attenzione, eh. Qui c'è qualcuno? Eccoli, eccoli. Ok, ricarichiamo. Buono. Saliamo qui. Ok, muori, grazie. Morirò anch'io molto probabilmente. Cure, 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 cure. No. Moira, mi hai tradito. Ero andato a fare una bella azione su Ashi. Peccato che lei abbia tirato la granata. E mi abbia ucciso in questo modo barbino. Ok. Forse avrei potuto usare. No, la E non mi avrebbe parato la granata, sicuro. Però da qualche colpo sì. Posso ricaricare mentre uso la E? Sarebbe da provare. No, ha parato il mio danno. Via. Ah, questa si è suicidata. Ah no, è andata là dietro. Infame. È andata dietro Moira, lo sapevo. Sono in superiorità numerica, tenetelo a mente. Via, 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 via. Via, ho detto. Perché non va? Perché non va? Ma cos'è? Non posso scalare questo muro? O non puoi scalare mentre vieni colpito? Guardalo, non scala! Ma cos'è? No, adesso devo provare se è il muro oppure è stato un bug. Penso sia il muro, sinceramente. Magari non posso scalare quel muro? Però mi sembra strano. Sembra molto strano. Posso scalare qualsiasi cosa, pure sti piloni qui. E non posso scalare il muro? Bravo! È vero, non posso parare questo. Nessuno può parare quel colpo. Per uccidere Moira devo andargli proprio contro. Un po' così. E farle male. Però io avevo detto, no, vedo Moira e mi giro dall'altra parte. Perché non lo sto facendo? No! Ho attivato la ultimate e sono morto subito. No! Però abbiamo vinto, dai, mi consolo con questo. Dai, ho attivato l'ultimate e sono morto subito. Vabbè, dai, questa prima partita con Genji, dopo tanto tempo, non è andata nemmeno troppo male. Cos'è questa skin? Di Junkrat. Vabbè, Junkrat comunque non è molto difficile da lottare, non miri, tira le bombe un po' a casaccio e qualcosa lo fai. Kiriko ti ha salvato, c'era scritto. Ok, pure salvato da Kiriko, sto già anche inculato. Comunque, andiamo subito a fare un'altra partita con Genji. Partita trovata. Andiamo di nuovo con il nostro Genji. Vai. Dobbiamo riuscire ad essere più impattanti e ad usare magari bene la ultimate, non attivarla e morire male come ho fatto prima. Abbiamo delle skin, abbiamo il giovane Genji. Oh, senza maschera? Ah, il giovane Genji, dai, usiamo lui. E nella prossima magari useremo Oni. Oni, cazzatissimo. E passero invece? Passero. Boh, va bene. Vabbè, usiamo passero, dai. Comunque, quello senza maschera. Nella prossima partita e ultima del video.
Alla fine in che senso? Assolutamente, chi è che me l'ha chiesto? Non giocare. Tu? E tu chi sei? Kiriko? Sì, sei Kiriko, immagino. Ma assolutamente, Kiriko, andiamo in sala giochi insieme. Va bene, andiamo. Tu, Anzo? Tutto a posto? Dai, mettiamo il nostro stemma qui. E andiamo. Pronti, eh? Questo è da usare quando sei vicino all'avversario, fai un bordello di danni perché lo colpisci con tutti e tre, immagino. Questo ovviamente da lontano. Andiamo. Ma un po' di cure qui? No, eh? Grazie. Può morire gentilmente sta tipa, no, eh? Non muore. E Zarya con un tank che la supporta è fastidiosa, eh? Oh, finalmente. Grazie. Adesso è tutto il loro team è morto. C'era solo lei qui. Boh. Rimango un attimo nascosto, eh. Ah, peccato. Peccato, peccato. Buono però, abbiamo ucciso qualcuno. Non volevo andare dentro con il mio scatto perché sarei morto sicuramente. Non erano ancora abbastanza bassi di vita per essere uccisi. Però mi sa che avrei dovuto farlo a quel punto. Tanto ero morto per morto. Almeno avrei fatto un po' di danno. Andiamoci, andiamoci. Manca un po' del nostro danno qui. Ma non ci stanno fermando molto, sbaglio. Il carico avanza, come è giusto che sia. Buono. Muori, Moira. Buono. Buono. Io ho fatto un bel flank. Ho ucciso i loro supporti. Via, 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 via. Un secondo. Dammi un po' di cure, grazie. Aia. No. Ho provato a parare. La parata la sto usando molto poco. Ma anche perché tutti i champion avversari già non sparano. Cioè, Junkrat usa le bombe e non le respingo. Orisa è l'unica che spara, ma prima stavo usando Zyra, che... Zarya, volevo dire, che ha raggio e non posso respingerglielo. Mission, mi sembra che prima non ci fosse con Sojourn. Lei posso effettivamente respingere le proiettili. Aspettiamo un attimo, va. Aspettiamo che arrivino. Buono. Dai! Non ho sentito il colpo. Ah, lui ha detto preparatevi all'elettroshock. Io mi aspettavo bomba in buca. Niente. Disintegrati tutti da una ultimate di coso. Perlomeno non ho attivato la mia ultimate. Avrei fatto la figura barbino. Niente, sono morto di nuovo. No, mi ero messo in prima fila, non va bene ovviamente per un danno stare in prima fila. Queste sono però le reminiscenze dal fatto di aver fatto tipo tutti i tank del gioco, quindi aver imparato a giocare dal punto di vista dei tank. E niente, anche qua ho fatto la cazzata. Devo subito premere la E, devo andare dentro, premere la E e poi allontanarmi, però anche qui davvero c'è... Junkrat non glieli respingo proiettili. Hanno cambiato. No, aspettate, eccolo di sotto. Junkrat non gli respingo proiettili. Mercy nemmeno. A parte che Mercy non mi spara. Moira mi fa tutt'altro. Mi
perché se quello mette solamente fuori il muso da lì, muore malissimo. Posso andare avanti, per favore, grazie. Andiamo di qui. Andiamo a flancare, usiamo la ultimate. Eh sì, preparate l'elettroshock, vai. Fallo su elettroshock. Fallo. What? Grande raga, mi avete curato, mi avete salvato la vita. Grandissimi. Oh, ho fatto un bel flank lì, eh. Non so se sarà la play of the game, non credo. Però ho fatto un bel flank. Ho ucciso i due supporti e già ancarato mentre lottava, tra l'altro. Facendogli buttare via un bel po' di danno. Non ti sparano più quando hai la roba di Genji comunque. Sono diventati smart. Niente, mersi di merda. Un po' tosta qui, un attimo, andiamo qui dentro. Curami, grazie. Oh. Buono. No, peccato, l'avevo ammazzata. Stavo andando bene. Qui stavo andando davvero bene. Peccato, peccato, avevo troppa poca vita per attivare la ultimate. Oh, però va che danni con Genji, eh? Niente male, eh. Eccolo che arriva. Non se riesco a intercettare la bomba così. No, niente, sono morti tutti. Niente da fare, qui bisogna indietreggiare. No, 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 si indietreggia, si indietreggia. Aspettiamo, aspettiamo il team. Buono. No, no, si può fermarli alla faccia, si può fermarli invece. Ho attivato per sbaglio l'abilità. Aia. Che botte. Curami, curami. Curami, mostro. Perché non mi cura nessuno? Perché sono tutti malvagi con il povero Genji? Non mi trastano, ragazzi, non mi stanno trastando. Niente. Peccato, peccato. A livello di danni non sto nemmeno andando malissimo, per quello che mi aspettavo. Lo ripeto, io tutti i Genji che ho visto hanno fatto pochissimi danni. Tutti quelli che ho visto in queste ultime partite che ho fatto. Cioè, davvero, prendevano Genji e facevano pochissimi danni. Buono. Dai, non è morta lei. Non è morta che è Mercy. Ma che palle. Quanta vita ha quella tipa. Un po' di cure qui, tra l'altro. No, eh. Niente, io continuo a non avere cure. Non capisco per quale motivo. Cioè, devo andarmela tipo a cercare in giro così per la mappa. E poi muoiono tutti. Giustamente, ragazzi, cioè, non mi curate. Che volete farci?
Niente. Raga, cioè, curate. Non capisco perché non mi curino. Boh. È davvero strana questa cosa. Se magari mi curaste. E adesso provo a fare un flank, ragazzi. Qua è tempo di flank. Con la ultimate andiamo dentro e via. Fanculo tutti, fanculo tutti. Sono qui sotto loro. Dai, era andato così bene. Oh, raga, mi ha ammazzato tre persone in quel flank comunque. Quattro poi con Mercy. Peccato. Non è andata male, eh. Poi da 6 FF il Mao. Abituato a League of Legends. Eccolo qua, l'azione migliore della partita. Questa è meritata. Uno dei due flank, l'ultimo. No, questo era uno dei primi. Vado morti tutti. Quando ho ucciso anche già anche l'altro che sta voltando, sì. Beh, anche l'ultima era meritevole, eh. Anche l'ultimo flank non era niente male. Ha raggiunto il grado 16 del boss battaglia e andiamo subito a fare un'altra partita, l'ultima di questo video, con Genji. Paraiso. Andiamo con Genji e selezioniamo la skin Oni. Eccoci qui. È un botto di skin di Genji, pur non avendolo quasi mai utilizzato, e sono anche tra l'altro belle. Cioè, questa di Oni è figa. Ok, abbiamo capito bene o male come si usa abbastanza Genji. Siamo pronti per l'ultima partita. Siamo pronti per andare in campo e trarre il meglio da questo eroe. Abbiamo Kiriko che cura un casino, Mercy che cura un casino. Ottimi support, bravi. I danni quindi li dovremmo fare noi perché Mercy e Kiriko non faranno quasi nessun danno. Abbiamo due danni da flank però. Questa non è proprio una buona cosa perché. Beh, però non abbiamo un tank che tanchi tanto. Cioè, non abbiamo un Reinhardt. Abbiamo una Junker Queen. Quindi non è nemmeno male. Cioè, per esempio, immaginatevi un Reinhardt, no? Si mette lì con lo scudo e dietro non c'è nessuno perché io e Reaper stiamo andando a flancare in giro. E ci sono solo i support, lì sarebbe una cosa inutile. Lei invece fa anche abbastanza danno. Lei Occhio si ai mette fianchi, davanti, non è che potrebbero mette tentarsela. scudi o si tanchi troppo. Semplicemente buffa, fa danno, tira il coltello. L'abbiamo usata, eh. Ho usato anche lei nel video. Se vi interessa andatela a cercare, vi spiego l'abilità, vi spiego tutto. O meglio, leggo l'abilità, non c'è molto da spiegare. E la provo appunto per la prima volta. No, ho sbagliato. Mannaggia me. Perché non colpisco nessuno là? Oh, sei ferma, eh? Cioè, dovrei colpire. Che botta. Dai, non è morta, peccato. Speravo di colpirla con il mio scatto. Però vabbè, poi l'ho finita comunque, l'ho uccisa. Peccato, sono poi entrato nel suo campo lì che rallenta e fa danno. Fa anche un bel po' di danno quello, eh. Anche Sojourn l'avevo giocato in un altro video, se vi interessa di andarlo a cercare. Se trovate tutto nel canale o nella playlist che trovate nel primo commento e in descrizione. Trovate tutti i video che ho fatto di Overwatch 3. Se volete andare a ridere un po' di me perché sono una pippa. Ora che sto provando a fare un bel po' di danno. Forse qualcuno con un po' di danno ad area là sarebbe meglio però, eh. Via. Bob non lo voglio, grazie. Andiamoli da dietro. Vabbè, dai, abbiamo almeno smosso un po' le acque lì. Abbiamo la ultimate pronta, dico la ultimate avremmo fatto un macello clamoroso. Però stiamo riuscendo a conquistare il punto, bene dai. A questo servono i flank, vedete. Andate nelle retrovie e scombinate le carte. Se riuscite uccidete qualcuno, sempre meglio. Però perlomeno gli fate perdere il focus, gli fate perdere la formazione che hanno. A questo servono i flank.
Ecco, non a morire come in questo momento. Grazie. Boh, ho fatto due headshot, tre headshot, ma ha la gente che la cura dietro. Quindi può tranquillamente stare ferma ad attaccare. Ok, dai, ho la ultimate, devo fare qualcosa io qui. Mi hanno visto? Mi sa che mi hanno visto, meglio fare il giro. No, non posso fare il giro da qua. Pronti? Ok, tutto il mio team è lì. Andiamo. Sono a posto. L'obiettivo è nelle mie mani. Buono. Quella era ferma, vabbè. Ha perso probabilmente la voglia di vivere quella tipa. L'avete fatto voi lì? Questa potrebbe essere il play of the game, eh? Vicino sull'obiettivo praticamente. Ho ucciso tre persone, quattro dopo la ultimate addirittura. Niente male. Andiamo ancora a flancare, ragazzi, eh? Eccoli. Sentite che arrivano? Sentite i passi? Eccoli là. Però Reaper si è fatto vedere. Cosa mi ha ucciso esattamente? Non ho capito. C'erano dei danni che mi arrivavano a caso? Ah, ok, tutti hanno usato dei danni lì a caso. Però Reaper ha fatto una tripla kill. Forse mi ha fregato la play of the game, Reaper. Forse me l'ha fregata con questa cosa qui. No, chi è che abbandona la partita? Ok, uno di loro, credo. Sì, uno di loro. Si era cagato il cazzo di perdere, probabilmente. Oppure ha regiquitato per essersi preso una ultimate di Reaper in faccia. Ecco Bob. Bob, guarda cosa fai. Ecco cosa fa Bob. Rompe le balle. Epa, grazie. Ah, volevo usare la E, non ce l'ho fatta. Con la E forse mi sarei salvato, anche se avrebbe potuto tirarmi contro la sua ascia lì. Beh, Genji contro Genji, direi che ho vinto io. Contro di lui. Buono. Manca poco alla mia ultimate. Ah, non c'è l'entrata da qui? Perché c'è un campo da calcio? Ma come cacchio hanno fatto sta mappa? E my bad qui. Crepa. Di nuovo ho affermato la mia supremazia come miglior Genji tra i due. Aia raga, un po' di curette qui, no eh. E niente, mi ha disintegrato stavolta lui. Purtroppo avevo poca vita e mi ero allontanato dal team, poco da fare qua. Infatti mi ha tirato giù. Vai, andiamo avanti. Ha ultato Genji? Sì, ha ultato, ha iniziato a ultare. Ne sento gli swing della sua spada. È andato di qua. Basta, avete rotto le balle. Olè. Buono. E senza dealer c'è poco che tu possa fare a parte uccidermi. Buono. Abbiamo vinto. Merci Diff. Reporter. No, poverina. Ma questo è quello nuovo, tra l'altro, che è entrato, ha preso Genji e ha provato a sfidare. E niente, mi ha rubato la play of the game. Peccato. Ha provato a sfidare il vero Genji, l'unico ed inimitabile.
Beh, qua appunto, come cosa avevo detto, mi ha rubato la play of the game qui. Abbiamo ammazzato tutti gli altri anche. Mi sa di sì, vabbè, allora ci sta, dai. Ha fatto di più di me, effettivamente. Anche se la mia roba è più swag, con la spada. Bene, quindi anche questo video finisce qui. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!